Buonasera a tutti e a tutte e benvenuti ad un nuovo webinar di connessioni. Come appunto sapete, dal 2020 questi appuntamenti ci accompagnano per condividere esperienze di didattica innovativa dalle nostre scuole e oltre. Prima di iniziare, due parole sul progetto. Riconnessioni è un modello di Fondazione Compagnia di San Paolo realizzato a Torino da Fondazione per la Scuola, che promuove l'innovazione nelle scuole attraverso lo sviluppo di un nuovo modello di infrastruttura internet ad alta velocità per le scuole e un modello di formazione basato sullo sviluppo di competenze digitali e promozione dell'inclusione e della creatività nella scuola. Oggi il webinar è dedicato al progetto per contare, un progetto di ricerca sulla didattica della matematica, e oggi avremo il piacere di presentare la nuova guida di quinta per la primaria. Dopo i colleghi presenti approfondiranno insomma, tutti gli aspetti di questo progetto di ricerca e della sperimentazione. Ma prima di iniziare passo la parola alla professoressa Giulia Guglielmini, da qualche mese nuovo presidente della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, per un saluto a tutti. Bene, sì, grazie, grazie. Insomma, sono qui davvero in questo ruolo che è recente, rappresento il nuovo consiglio di amministrazione di Fondazione per la Scuola che insieme con la Fondazione Compagnia di San Paolo da molto tempo è insomma, partner e collabora con la Fondazione ASPI Onlus proprio per sostenere questo progetto importante di innovazione nell'ambito della metodologia e dell'insegnamento della matematica. Il mio è davvero solo un saluto, credo fortemente che sia importante aggiornarsi, continuare a studiare, continuare a comprendere quali possono essere i punti di forza e i punti di debolezza dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze rispetto alla matematica. Quindi questo progetto per contare è arrivato sicuramente al traguardo di una parte, di una fase progettuale importante, quindi la pubblicazione di questa guida, la guida prevista per la classe quinta, e sicuramente continuerà, come abbiamo già concordato, con delle modalità differenti, ma sicuramente nell'interesse sempre di sostenere le scuole in questo compito di ricerca, utilizzando anche magari fondi che ultimamente le scuole hanno e che ovviamente riguardano il PNRR. Quindi l'augurio davvero di una buona, insomma, una buona giornata per la matematica oggi e quindi buon lavoro a tutte e a tutti. Evviva la matematica con ASPI e con il progetto Per Contare. Grazie mille Giulia, grazie davvero per questo diciamo, avvio entusiasta nello studio della matematica. E quindi adesso proseguirei con appunto Paola Angelucci della Fondazione ASPI, che appunto ci introdurrà un po' il progetto nel suo complesso. Così da appunto entrare nel merito del contesto in cui è stato fatto questo progetto e questa ricerca. Grazie. Arrivederci, grazie Giulia. Arrivederci, grazie. Grazie Chiara, grazie alla Presidente Guglielmini. E mi sentite, sì? Ok. Sì, tutto Perfetto. perfetto. Bene, io ho il compito di illustrare il progetto nelle linee generali, insomma, per come, così come è nato, ed è nato proprio per mettere a punto buone pratiche didattiche inclusive per accompagnare i bambini della scuola primaria nell'apprendimento della matematica. E perché ci occupiamo di questo? Perché noi come Fondazione ASPI ci siamo sempre occupati di favorire l'inclusione delle persone con difficoltà e con disabilità attraverso l'uso delle tecnologie informatiche. Da sempre ci siamo occupati delle difficoltà di apprendimento dei bambini, sia per quanto riguarda la matematica, sia per quanto riguarda l'apprendimento della lettoscrittura. In particolare sulla matematica siamo partiti nel 2010-2011
mesi con il primo progetto per contare. Perché? Perché c'erano proprio queste, ci siamo basati su queste evidenze scientifiche, quindi che sono tanti, troppi bambini che hanno difficoltà di apprendimento nella matematica, ma solo una piccola percentuale di questi ha problemi di discalculia. Quindi gran parte delle difficoltà dipendono da, possono essere superate da appropriate pratiche didattiche. E quindi per contare cosa fa? Realizza guide didattiche multimediali, fruibili online e gratuite per i docenti del territorio nazionale attraverso il sito che è www.percontare.it, ma ormai insomma lo conoscete tutti, direi. E quindi il progetto ha visto due fasi di sviluppo: la prima dal 2011 al 2014, con lo sviluppo della guida per le classi prime e seconde della primaria. Qui abbiamo lavorato con l'Università di Modena e Reggio, con Anna Baccaglini Frank come assistente di ricerca e con la professoressa Bartolini Bussi. Il progetto è stato finanziato dalla Compagnia di San Paolo e ha avuto il supporto operativo di Fondazione per la Scuola. Quindi sin da allora abbiamo collaborato con la Compagnia e con la Fondazione per la Scuola. Nel 2019 il progetto è ripartito, quindi noi la chiamiamo fase 2, per sviluppo delle guide dalla terza alla quinta, quindi per completare le guide della scuola primaria. Con chi stiamo lavorando? Con l'Università di Pisa e quindi con Anna Baccaglini Frank, Silvia Funghi e Alessandro Rampud, che ci hanno seguiti, hanno lavorato in tutti questi anni insieme a noi. E il progetto è stato comunque finanziato ancora una volta da Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo. Come procediamo? I referenti scientifici elaborano le proposte didattiche che vengono sperimentate nelle classi e poi in base ai feedback che riceviamo, che abbiamo ricevuto in questi anni dai docenti che partecipano alla sperimentazione, questi feedback sono stati, abbiamo rielaborato le guide, le proposte per pubblicare le guide, quindi mettere queste risorse a disposizione del territorio nazionale. Infatti abbiamo lavorato con alcune classi che hanno partecipato alla sperimentazione delle regioni Piemonte, Emilia Romagna e Toscana, ma tutto quello che è stato realizzato è disponibile per tutti i docenti del territorio nazionale, come sottolineo sempre, e rimarrà disponibile attraverso il sito che è www.percontare.it. Abbiamo inserito una mappa, diciamo, completa dell'opera che trovate sotto la sezione guide, indice generale, e quindi comunque abbiamo mantenuto tutti i video introduttivi per quanto riguarda le varie classi. Cosa trovate nelle guide? Tutte le indicazioni su cosa aspettarsi, gli obiettivi, le attività descritte anche passo passo, accompagnate dalle immagini, dai video delle attività realizzate durante la sperimentazione, artefatti da realizzare, proposte di artefatti da realizzare in classe con i video tutorial per costruire questi materiali insieme ai bambini proprio in classe. Nelle guide trovate i riferimenti per scaricare, quindi trovate proprio i software e tutte le applicazioni web che sono state realizzate nell'ambito del progetto di supporto alla didattica. E quindi insomma sono veramente tanti, direi che in questi anni dal 2011 ne abbiamo realizzati più di 20, insomma sono più di 20 applicazioni, compresa l'applicazione software per la gestione del robottino virtuale di cui abbiamo parlato anche nei precedenti webinar. Dove trovate questi software sia all'interno delle guide sia all'interno della sezione risorse software. Una novità, abbiamo realizzato proprio in questi mesi un'app che raccoglie la maggior parte dei software per le classi dalla terza alla quinta. Questo è il menu principale. Essendo principale, naturalmente prevede che ci siano, prevede, insomma, troverete sotto tutta una serie di sotto menu che rimandano ad altri software, altre applicazioni. Sempre, quindi, dove trovate come potete scaricare
naturalmente dagli store, trovate comunque riferimento e link anche sempre sotto la sezione risorse software per le classi terza, quarta e quinta. Al momento è stato sviluppato, insomma, trovate l'applicazione per Android e in arrivo quella per i sistemi Apple. Vi ricordo, questo lo faccio sempre, ma perché è materiale che è andato ad implementarsi negli anni e rimane sempre a disposizione nella sezione software. Trovate i video. Tutti i video formativi, la raccolta di video formativi dal 2011 ad oggi. Ricordo sempre, insomma, per chi avesse la necessità di andare a consultare la sezione domande frequenti, dove abbiamo raccolto molte delle risposte che vi abbiamo fornito sia durante i webinar, sia durante le formazioni, sia durante le varie richieste che ci avete mandato anche via email, via messaggio e così via. Ricordo anche le informazioni per i genitori, soprattutto per i docenti che sono interessati a intraprendere questo percorso di per contare sin dalla classe prima. E poi naturalmente un doveroso grazie a tutte le persone che hanno partecipato a questo, io la chiamo questa bellissima avventura del progetto Per Contare fino ad oggi, e grazie in modo particolare naturalmente alla Fondazione per la Scuola perché ha finanziato il progetto, ai ricercatori dell'Università di Pisa, Alessandro Ramplud, Anna Baccaglini, Silvia Funghi, citati in ordine sparso proprio perché hanno lavorato in sinergia. Sono sempre stati presenti con noi, insomma, in tutti questi anni. Ringrazio i docenti, che hanno partecipato alla sperimentazione per il vostro feedback costante che ci avete inviato, i vostri feedback e il vostro impegno, insomma, anche durante i periodi di vacanza, estivi, natalizi, insomma, con tutti i vostri suggerimenti sulle applicazioni, sull'app, sui software. Grazie a tutti i docenti, tutti voi che avete stato utilizzando e avete utilizzato le guide in questi anni. Non so se avete visto, siete più di 26.000, quindi di questo siamo molto contenti. Non abbiamo i contatti diretti con voi, ma vi sentiamo presenti perché tante volte ci scrivete. E poi un grazie doveroso anche a tutti i miei colleghi della Fondazione ASPI e soprattutto a quei colleghi che hanno lavorato dietro le quinte, perché io ho partecipato a diversi incontri, webinar e così via, ma siamo in diversi, insomma, a lavorare a questo progetto, in particolare Piero Cecchini, che c'è sempre stato dal primo progetto dal 2011. E Alessandro Norfo, che è la persona che ha sviluppato il nuovo sito, tutte le app, i software, tra cui la nuova app che ha realizzato durante il periodo estivo. Bene, grazie a tutti. Passo la parola a Chiara. Grazie mille Paola, è sempre un piacere, insomma, vedere quali sono stati gli sviluppi, di questo progetto e quanti ancora secondo me ce ne continueranno ad essere. E, soprattutto appunto grazie ai 26.000 docenti che ormai saranno esperti delle vostre metodologie. E, prima di, allora, intanto chiamo qui sul nostro stage Anna Baccalini Franca, Alessandro Ramplud e Silvia Funghi. Solo una piccola nota tecnica prima di nascondermi, ho dimenticato prima di dire che per chiunque abbia domande è possibile farle via chat cliccando sul punto interrogativo che vedete sulla vostra destra, verranno poi posti ai relatori al termine degli interventi. Quindi vi lascio alla presentazione della guida e a dopo. Grazie, passo la parola ad Anna. Grazie mille Chiara. Allora io finché Alessandro comincia a condividere le slide, vi occupo solo un attimo per salutare e ringraziare, soprattutto anch'io tantissimo, veramente ringraziamenti sentitissimi a tutte le persone che ha menzionato Paola, non rifarò nomi e cognomi, ed è un po' con una nota malinconica che apriamo questo webinar, anche se è trampolino di lancio in realtà per una nuova fase. E per me è anche un onore, devo dire, introdurre questa presentazione della guida di quinta che completa il nostro lavoro sui 5 anni di scuola primaria.
ero io la piccola assegnista di ricerca che nel lontano 2010-2011, come vi ha detto Paola, si è occupata delle prime due guide. E, avevo una compagna psicologa però che mi affiancava per un altro tipo di lavoro. Chi ha avuto modo di lavorare anche con le guide di prima e seconda avrà sicuramente notato una differenza grande tra quelle e queste elaborate invece negli ultimi 3 anni, che in questi appunto ultimi 3 anni abbiamo presentato e pubblicato per le classi terza, quarta e quinta. È cambiato il modo di lavorare, siamo cresciuti e all'inizio vi ricordo anche che le guide erano un modo per comunicare meglio con gli insegnanti del secondo ciclo di sperimentazione. E poi volevano essere una testimonianza del lavoro fatto in quegli anni perché potesse essere poi replicato da altri docenti. Ma non era, diciamo, scopo principale del progetto produrre quelle guide. E invece talmente tanti insegnanti erano entusiasti, ci manifestavano interesse e volevano che, diciamo, continuassimo a aiutarli nella sperimentazione, pubblicazione di nuovi materiali che abbiamo avuto un rifinanziamento dopo altri 5 anni, insomma, di messaggi positivi sulle guide. Ed ecco che appunto cresciuti, nuove istituzioni e tutto, ci siamo riuniti per fare questo lavoro. Oggi Alessandro e Silvia parleranno di alcune attività, perché sono veramente tante, della guida di classe quinta, sia dell'ambito della geometria. Sono molto fiera, insomma, anche di quest'ambito che spesso viene un po' maltrattato a scuola, tenuto in fondo come ultima cosa dell'anno. Ma parleranno anche di attività sui numeri, in particolare sulla moltiplicazione tra numeri decimali, che estende conoscenze procedurali e concettuali sviluppate dai bimbi negli anni precedenti. Questo è molto importante, l'idea è proprio di un cammino in lungo. Che richiede tempo e porta però a delle conoscenze, come vedrete, abbastanza profonde. Mi fa molto piacere anche dirvi che proprio oggi ho iniziato le lezioni a Scienze della Formazione Primaria e utilizziamo ora in modo ufficiale, diciamo, come libro di testo, invece di un libro di testo, le guide di Percontare. Anche per quel lavoro con, insomma, futuri insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria. Dunque, vi auguro un buon pomeriggio, buon webinar e passo la parola a Silvia Alessandro. Grazie. Benissimo, grazie. Grazie Anna per l'introduzione. Non vediamo più le slide. Chiederei per favore se Esatto, la codesima. Perfetto. Alessandro. Esatto. Non so come. Ok, Ti do ecco, borsa perfetto. gentilmente di ridarmi la condivisione. Adesso si vede, quindi vediamo Silvia e la condivisione delle slide, quindi tutto Perfetto. ok. Grazie. Ok. Grazie a tutti. Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti. È un piacere, anche se insomma c'è un po' di nostalgia perché è l'ultimo webinar, però ci fa molto piacere andare a presentarvi il lancio delle proposte delle guide di Percontare per la classe quinta. Partiamo con una presentazione, diciamo con una slide che vi permette, appunto, eccola qui, di vedere l'indice completo di tutte le annualità delle guide di Percontare che abbiamo cercato di sintetizzare in questa slide. Andiamo però a dare alcune coordinate, insomma, di quello che presenteremo più nello specifico oggi. Partiremo sicuramente dalla parte relativa alla geometria. Per la quinta, in particolare, abbiamo scelto di ricollegarci velocemente al lavoro che si focalizza sulle proprietà dei poligoni, che a sua volta si basa su quanto sviluppato per lo studio delle figure geometriche in classe quarta e in classe con il ggbot in particolare. E poi andremo però nello specifico sulla proposta per le aree dei quadrilateri e dei triangoli. Che si radica appunto oltre a quanto fatto sulle proprietà dei poligoni,
anche su quanto visto in classe terza e seconda sul diagramma rettangolo. Lo vedremo meglio tra un momento. Passeremo poi a vedere come si struttura in classe quinta il lavoro sulla moltiplicazione tra numeri decimali. Questo lavoro, come vedrete, fa riferimento a tanti argomenti che abbiamo sviluppato prima e in particolare costituisce il punto finale, potremmo dire, di raccordo di tutta una serie di lavori su cui abbiamo sviluppato delle attività negli anni precedenti. Nello specifico, i diagrammi rettangolo per le moltiplicazioni tra numeri naturali visti in classe seconda e classe terza. Poi il lavoro sulle frazioni, introdotto in classe quarta sulla retta delle frazioni e poi sviluppato in quinta grazie al software FAI. E infine il lavoro sulla notazione posizionale decimale estesa ai numeri decimali grazie al lavoro sul bruco della posizionalità in classe quarta. Vedremo proprio come ultima ciliegina sulla torta che tutto questo lavoro proprio volto a sviluppare la moltiplicazione tra numeri decimali avrà un'applicazione praticamente diciamo che seguirà in maniera naturale all'attività sulle conversioni tra diverse unità di misura che comunemente insomma sono note come con il nome di equivalenze. A questo punto, proprio come ultimissimo argomento, andiamo a dare in linea molto generale alcune anticipazioni di quella che è la nostra proposta per estendere anche per le divisioni quanto visto in classe seconda, terza e quarta sulle divisioni tra numeri interi. E anche in questo caso faremo riferimento però per l'estensione della divisione ai numeri decimali anche a quanto fatto in classe quarta sulla notazione posizionale decimale, appunto per i numeri decimali, grazie al bruco. Quindi diciamo che oggi ci focalizzeremo principalmente appunto su queste parti qui dell'indice delle guide di quinta che vedete evidenziati sulla destra. Partiamo quindi illustrando un po' il percorso che si concentra sulla scoperta e sul calcolo dell'area di triangoli e quadrilateri nello specifico. Ora, per meglio seguire il percorso che abbiamo sviluppato, abbiamo pensato di costruire un indice sintetico per, diciamo, che rappresenta lo sviluppo di questa parte della presentazione. Partiremo sicuramente da quello che abbiamo visto, diciamo, fino a questo momento, qui faccio riferimento a webinar precedenti, abbiamo parlato di triangoli e quadrilateri, e in particolare di quadrilateri che hanno tutti in comune una striscia. Vedremo un attimo meglio che cosa intendiamo dire. Da qui muoveremo verso quelli che possiamo chiamare i casi facili di calcolo dell'area, ovvero il calcolo dell'area del rettangolo. Perché lo chiamiamo caso facile? Perché, come vedremo, è abbastanza facile richiamare il lavoro sull'area del rettangolo fatta, cioè sul diagramma rettangolo fatto in classe seconda, e poi ci sarà una piccolissima anticipazione di come questo lavoro può essere esteso quando le misure dei lati del rettangolo non sono intere. Dopodiché andremo a vedere come, a partire dalla conoscenza dell'area del rettangolo, questo ci può permettere di calcolare l'area di altre figure geometriche, ricorrendo alla scomposizione e ricomposizione. In particolare ritorneremo sul concetto di striscia e, sul concetto di altezza, e poi vedremo come esempio paradigmatico quello del parallelogramma in relazione al rettangolo. Quindi, partiamo appunto da che cosa hanno in comune le figure che abbiamo visto fino a questo momento. Nei webinar precedenti, ok, mi sentite? Perdonatemi. Sì, sentiamo bene. Abbiamo solo Chiedo. spento la tua camera perché c'era un pochino a volte di Sì, non. interruzioni. Ok, non Ok, c'è però problema, era ora è solo. benissimo. Ok. Perfetto, grazie. Dicevamo che nei webinar precedenti siamo andati un po' a vedere come appunto la striscia, che è un modo un po', se volete, informale di indicare una parte di piano delimitata da una coppia di rette parallele, può essere utilizzato sia dal punto di vista dell'artefatto fisico, sia come artefatto digitale,
per andare a costruire e studiare i quadrilateri, in particolare i trapezi e, diciamo, sottoclassi particolari di trapezi. Infatti, tutte queste figure, quindi i trapezi, le sue sottoclassi e i triangoli, hanno in comune almeno una proprietà, cioè possono essere tutte iscritte appunto all'interno di una striscia, ovvero all'interno di una coppia di rette parallele. L'altezza di questa striscia, quindi diciamo fare riferimento per tutte queste figure allo stesso concetto che è quello appunto di striscia, può, nelle guide per contare, dà senso alla definizione di altezza di ognuna di queste figure per il calcolo dell'area. Ma in che modo? Andiamolo a vedere. Facciamo un piccolissimo riferimento, ma che come vedrete è fondamentale, ai diagrammi rettangolo che abbiamo visto in classe seconda. E vediamo, andiamo a vedere. Cosa succede quando bambini abituati a lavorare fin dalla classe seconda con questo artefatto arrivano in quinta a lavorare su una consegna come quella che vedete qui in basso a sinistra nell'animazione? Chiaramente per il diagramma rettangolo rimandiamo a webinar precedenti e in questo caso in quinta avevamo dato come consegna quella di chiedere di scoprire ai bambini possibili strategie per capire quanto fosse estesa la copertina di un quadernone. Vediamo adesso in un breve video alcuni bambini che ci spiegano come hanno pensato di procedere proprio per rispondere a questa consegna. Allora, tu mi avevi detto che per trovare l'estensione, la superficie, che facevi? Misuravo questo lato e questo lato lo moltiplicavo. Perché? Perché come abbiamo visto negli altri anni, quando eravamo in primo e secondo, non mi ricordo ora, abbiamo misurato tipo un rettangolo 8x8 e i quadratini erano 16. Quindi a questo punto possiamo fare la stessa cosa per il quaderno. Ok, allora sì. Vai e condividi con il gruppo questa idea. Non ho capito, ripeti la domanda. Allora, l'estensione la calcoliamo per centimetri. Non lo so. Ma se Il no problema è che possiamo. l'estensione è la superficie. Esatto, Capito? noi abbiamo calcolato il perimetro della superficie in centimetri. Ma il perimetro è una Lo cosa, è so, la linea, no? lo È il so. contorno. Io voglio la superficie. Dovete trovare un sistema per misurare, appunto, Io volevo la fare un superficie. perimetro, questo per E questo. perché? Perché se io faccio 21, 30 per 21 e poi di nuovo 30 per 21 che sarebbero gli altri. Cioè, se faccio 30 per 21 trovo secondo me trovo il risultato Ok, però dell'estensione. me lo devi spiegare. C'è una bambina di là che me l'ha spiegato per bene, perché ha detto questo è come cosa? Uno dei multipli, uno dei Come li chiamavamo? rettangoli montanti. Esatto. Detto questo lo E possiamo. quindi se un centimetro lo contiamo come un quadretto, noi dobbiamo fare 30 per 21, come se. Allora, noi abbiamo pensato che per calcolare l'estensione, diciamo, del quaderno avremmo potuto usare un foglio. Perché proprio mettendolo sopra abbiamo visto che era congruente alla copertina. Okay? Quindi cosa dovevamo calcolare? Praticamente l'area, quello che è tutto. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo misurato questi due lati. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo misurato questi due lati, che erano di 21 cm e 29. E cosa abbiamo pensato di fare? Fare 21 per 21 per 21 per 21 per 29 volte. E quindi 21 per 29. E viene fuori 609. Ecco, ma perché avete pensato di fare 21 per 29 volte? Perché visto che tutto il lato lungo del foglio misura 29 centimetri,
e ci siamo immaginati praticamente una linea di quadretti da un centimetro. Se noi la ripetevamo per la parte di sotto ci veniva il risultato. Quindi avete immaginato dei quadretti? Sì, come abbiamo... visto che non avevamo voglia di fare 609 quadretti, qui abbiamo fatto 21. L'avete fatto tutto in astratto così, va bene? Ok, grazie. Prego. Controllate che il calcolo sia giusto, perché io non lo so. L'ho fatto e rifatto. Va bene. Ok, quindi abbiamo visto in questo video come per dei bambini che sono abituati fin dalla classe seconda a lavorare con i diagrammi rettangolo possa diventare assolutamente naturale riconoscerne la scrittura quando si tratta di passare al calcolo dell'area andando a misurare in qualche modo i lati del rettangolo. Questo elemento per noi è estremamente importante perché conferma ciò che più volte abbiamo indicato come un passaggio fondamentale, ovvero appunto le tabelline geometriche. Esse funzionano proprio come un elemento che si articola dall'insorgere del pensiero moltiplicativo a quello appunto dell'area dei rettangoli che introduciamo in classe quinta, che permette appunto anche la costruzione del significato della misurazione dell'area del rettangolo. Ok, quindi a questo punto con i bambini abbiamo riscoperto in qualche modo l'area del rettangolo più in generale e quindi possiamo riflettere su come agganciare questa conoscenza alle altre figure geometriche. In particolare quello che possiamo pensare è che ricondurre l'area di una figura geometrica al rettangolo è una strategia conveniente. In questo senso, se presa una figura che non è un rettangolo riesco a scomporla e ricomporla come un rettangolo, allora questo lavoro di scomposizione e ricomposizione mi fornisce una strategia proprio per calcolare l'area di una figura non rettangolare. E andiamo a vederne un esempio. Scusate, apriamo e chiudiamo una parentesi velocissimamente. Cosa succede se le misure dei lati non sono intere? Rimandiamo in questo caso proprio tra un attimo, perché nel prosieguo della presentazione vedremo come la risposta a questa domanda seguirà naturalmente dall'estensione del lavoro sui diagrammi rettangolo a moltiplicazioni con fattori decimali. Quindi ecco, sì, diciamo, se aspettate proprio un attimino vedremo anche questa estensione. Ok, quindi come prima classe di figure che andiamo ad analizzare consideriamo il parallelogramma. E come abbiamo anticipato, questa classe di figure costituisce una sorta di esempio paradigmatico per il lavoro che si può fare anche con altre figure geometriche. Questo passaggio delle guide di per contare, più in generale relativamente alle modalità di calcolo dell'area di triangoli e dei quadrilateri che abbiamo visto prima, ha delle caratteristiche abbastanza particolari. La scelta operata è quella di cercare di ricondurre il poligono considerato ad una figura o una parte di una figura della quale sia noto come calcolare l'area. E ne vedremo appunto specificamente alcuni esempi tratti dalle attività svolte con le bambine e i bambini. Ora, nel caso del parallelogramma possiamo andare ad individuare, come avete visto nell'animazione, una delle strisce in cui è iscritta la figura una volta scelto un lato che possiamo chiamare base. E in questo caso, esatto, è questo che vedete nell'animazione. A questo punto cosa si può fare? Si può operare un taglio di questo tipo, come quello che vedete appunto nell'animazione, quindi andiamo a operare un taglio parallelo a questa linea tratteggiata che è l'altezza della striscia e tagliando quindi il triangolo che si trova a destra della figura e spostandolo sulla sinistra, cosa viene fuori? Che abbiamo ottenuto un rettangolo equivalente chiaramente al parallelogramma iniziale, perché abbiamo agito per scomposizione e ricomposizione,
che è appunto una figura della quale sappiamo perfettamente calcolare l'area. Per quanto visto sui rettangoli, sappiamo che l'area del rettangolo in questione si può appunto calcolare moltiplicando la lunghezza del lato che abbiamo chiamato base con la lunghezza dell'altezza della striscia, che coincide per appunto anche con la lunghezza dell'altro lato del rettangolo. Possiamo quindi vedere come in questo caso l'altezza della striscia vada proprio a costruire senso anche dell'altezza del parallelogramma per il calcolo dell'area. Ora, osserviamo che è bene fin da subito abituare gli studenti al fatto che ogni figura ha più lati e ciascuno di questi, diciamo, è potenzialmente una base, nel senso di cui abbiamo parlato fino ad adesso. In particolare, se prendiamo come base l'altro lato che nell'altra figura invece non avevamo considerato come base, la striscia che andiamo a considerare diventa questa, e a questo punto la scomposizione che possiamo fare diventa questa. Quindi tagliamo quest'altro triangolo in alto e lo spostiamo in basso per avere appunto un altro rettangolo diverso in linea di principio da quello del caso precedente, che però continua ad essere equivalente al parallelogramma iniziale. Quindi adesso andiamo a vedere come, di fronte proprio alla consegna di confronto di un parallelogramma con un rettangolo, i bambini siano riusciti a sfruttare quanto visto precedentemente sui rettangoli per operare il confronto. E chiedo di mandare il video numero 2 alla regia. Ho preso questa figura in cui è messa così e l'ho tagliata qua. E fammela vedere su quella nera, perché se no così non capisco. Questa qua è... No, questa nera. Allora, sì, era messa così. Ok. E così. Così, ok. Io qua ho tagliato, l'ho tagliata. Sì. Questi due pezzi, questo qua me lo sono tenuto. Questi due pezzi li ho uniti e unendoli ho formato questo. Ah, ma fa tre pezzi. Formando questo, okay, io da qua l'ho collegato qua, okay, come se l'avessi incollato. E mi viene 11 per 9, 99. Quindi per me ne sono tutte e due. Ok, quindi abbiamo visto in questo video abbiamo visto come il bambino riesca a spiegare il suo ragionamento utilizzando proprio la scomposizione e ricomposizione del diagramma rettangolo. Ok, quindi diciamo che avviene più o meno la scomposizione che abbiamo visto nell'animazione precedente, quindi il bambino taglia due pezzi triangolari, li riunisce appunto a formare un rettangolino stretto e poi ritorna a riaffiancare questi due rettangoli in modo tale da ottenere il rettangolo equivalente al parallelogramma iniziale, e lo va a calcolare per appunto facendo ricorso ai diagrammi rettangolo noti fin dalla classe seconda. Il bambino proprio l'ultima frase dice: quindi viene di 11 per 9, 99, quindi per me le due figure, cioè il parallelogramma e il rettangolo così ottenuto, sono tutte e due uguali, cioè sono equiestese. Ok, a questo punto sappiamo bene o male come calcolare l'area del parallelogramma, cioè abbiamo scoperto che riconducendoci al rettangolo riuscivamo a trovare il parallelogramma. E a questo punto possiamo sfruttare questa conoscenza, cioè quella dell'area del parallelogramma, per scoprire l'area di altre figure geometriche. Per esempio, partiamo dal triangolo. Ora, diversamente dal parallelogramma, che è riconducibile proprio ad un rettangolo equivalente, avente stessa base ed inscrivibile nella stessa striscia in cui è scritto il parallelogramma, per il triangolo si può fare riferimento ad una striscia operando un raddoppiamento.
Se infatti accostiamo appunto un triangolo equivalente, scusate, un triangolo congruente al triangolo di partenza in questo modo, otteniamo un parallelogramma per l'appunto che sappiamo avere area doppia rispetto al triangolo di partenza. A questo punto, in virtù di quanto visto prima, sappiamo che per l'area di questo parallelogramma ci basta conoscere la base che coincide con la base del triangolo scelta inizialmente per costruire il parallelogramma e la relativa altezza della striscia individuata appunto sempre dal parallelogramma. In questa prospettiva vogliamo ricordare che anche in questo caso molto importante lavorare bene fin da subito con tutte le strisce in cui può essere iscritto un triangolo. Questo è molto importante per evitare misconcezioni, il cui esempio probabilmente più famoso è quello del calcolo, per esempio, dell'altezza relativa ad una base nel triangolo ottusangolo. Se prendiamo come base non il lato maggiore, ma uno degli altri due, sappiamo che i bambini possono avere molti problemi ad individuare l'altezza. Ecco, questo può essere un modo per visualizzare la striscia in cui il triangolo è una delle strisce in cui il triangolo può essere iscritto. E chiedo di andare avanti nell'animazione. Ecco, questo triangolo da cui siamo partiti, per esempio, può essere iscritto anche in quest'altra striscia. Eccola qua. E quindi possiamo considerare questa base e questa altezza del triangolo, ma possiamo iscriverlo anche in una terza striscia, che è questa che vediamo di nuovo, infine, insomma, nell'animazione, relativamente all'ultimo lato considerato come base e quindi individuando la terza altezza. Ok. Ricapitolando, è bene abituare gli studenti al fatto che ci sono tre lati del triangolo e quindi tre possibili basi proprio per questo ragionamento che abbiamo mostrato. Rispetto ad una di queste basi, scelgo la relativa striscia e quindi la relativa altezza. E in particolare, inoltre, la strategia del raddoppiamento può essere efficace anche in altri casi, come quello del trapezio. Quindi, andando un po' a cercare di ricapitolare, di fare un po' un riassunto, abbiamo visto fin qui come poter gestire la costruzione del significato di area per i rettangoli, che è la figura appunto di partenza. Abbiamo visto il riferimento anche appunto al diagramma rettangolo di seconda. Poi abbiamo visto come la striscia ci permetta di dare senso alla definizione di altezza di diversi tipi di figure attraverso opportune scomposizioni. Abbiamo quindi visto come individuare l'area dei parallelogrammi e come da questa informazione si possa ricavare per raddoppiamento l'area dei triangoli e similmente si può fare anche per i trapezi. A questo punto, delle figure viste in precedenza ci restano da vedere più da vicino in qualche modo soltanto i rombi e il suo sottoinsieme, ovvero i quadrati. Ora, i rombi sono particolari parallelogrammi, quindi anche a questa classe si può applicare la strategia che abbiamo visto per i parallelogrammi più in generale. Ma di particolare i rombi hanno il fatto che hanno le diagonali perpendicolari e questo rende possibile anche un'altra scomposizione, ovvero quello di tagliare il rombo lungo le diagonali. Nelle guide l'idea è quella di abituare fin da subito gli studenti a vedere le figure e quindi in particolare i rombi in entrambi i modi, quindi con entrambe le scomposizioni, e scegliere di volta in volta quale visione, quale scomposizione conviene adottare. La stessa cosa si può dire per i quadrati, che essendo sia rettangoli sia rombi, si prestano alle strategie viste fino a questo momento per entrambe le classi, quindi sia possono usufruire in qualche modo delle strategie viste per i rettangoli, ma anche delle strategie viste per i rombi. E a questo punto cambiamo argomento e cambiamo anche oratore, passo la parola ad Alessandro. Grazie mille Silvia, penso mi si veda e chiedo scusa un secondo. Sì, vediamo sia te che delle slide. Tutto. Stavo cercando di ridurre la mia figura perché avevo sotto le slide. Chiedo scusa.
provo a ridurre, chiedo scusa un secondo, ma devo ridurre un attimo, voglio provare una cosa. Chiedo a Boris se c'è modo di togliere la mia figura dallo schermo, in qualche modo. Forse spegnendo la camera. Ok, tolgo la camera, benissimo. Sembra che così sia l'unica. Nel caso di altre modalità ti faccio sapere, intanto iniziamo. Va bene, ok, scusate. Allora, sì, passiamo adesso a quello che un po' abbiamo lasciato in sospeso, cioè fondamentalmente la moltiplicazione tra numeri decimali. Che emerge in modo naturale come problema del calcolo dell'area quando abbiamo a che fare con misure che non sono intere. Cosa è stato fatto? Beh, abbiamo scelto di estendere gli algoritmi già introdotti in classe terza e di continuare a sfruttare le sinergie di algoritmi per lo sviluppo di significati matematici. Allora, anche in questo caso, per meglio seguire il percorso, abbiamo pensato di costruire questo indice sintetico di sviluppo di ciò che andremo a mostrare nello specifico. Quindi, che cosa vedremo? Beh, vedremo la moltiplicazione tra interi e quindi sinergia di algoritmi per la scoperta della proprietà distributiva applicata alla notazione posizionale decimale dei fattori. Vedremo la moltiplicazione tra numeri decimali, quindi il bruco dei numeri decimali, e la moltiplicazione, il software PHY per il significato delle prime moltiplicazioni con fattori decimali, l'estensione dei diagrammi rettangolo e l'estensione dei diagrammi gelosia. Infine ci occuperemo in questo caso della sinergia di algoritmi per l'estensione della proprietà distributiva in numeri razionali. Chiuderemo questa parte appunto con le equivalenze, o meglio con una sorta di applicazione della moltiplicazione tra decimali. Allora, torniamo per un momento alla sinergia vista nei webinar precedenti. Qui rinviamo ovviamente al webinar tenuto da Anna Baccaglini-Frank nel giugno del 2020 e sull'argomentazione invece nel febbraio del 2022, che sono entrambi estremamente importanti per questo aspetto e possono fornire ulteriori chiarimenti. Perché questo? Perché li abbiamo utilizzati proprio per la scoperta dei significati matematici alla base dei due algoritmi. E come funzionano i due algoritmi? Ovviamente non sto a ripetervelo, anche perché l'avete già visto diverse volte. Diciamo che qui a sinistra abbiamo il diagramma rettangolo, abbiamo scomposto 127 in 100 più 20 più 7, 73 in 70 più 3, quindi adesso andiamo ad operare i prodotti parziali, e quindi facciamo 7 per 70, ovviamente come vediamo indicato in basso, che corrisponde nel diagramma gelosia a 7 per 10 alla 0 per 7 per 10 alla 1. Quindi questo era fondamentalmente la struttura che abbiamo visto più e più volte per i numeri interi. Beh, come possiamo osservare, i due differenti modelli di moltiplicazione hanno elementi differenti, qui li vediamo ovviamente completati. Il diagramma gelosia sfrutta principalmente, lo abbiamo detto più volte, la posizionalità delle cifre, mentre il diagramma rettangolo esprime i fattori e i prodotti parziali sempre in unità. Questi elementi possono aiutare le bambine e i bambini a scoprire i significati matematici che stanno alla base degli algoritmi, in particolare del diagramma gelosia, che come algoritmo risulta più opaco nei significati dei vari passaggi rispetto all'altro algoritmo. Il diagramma gelosia, in effetti, come molti algoritmi di calcolo, fa uso e fanno uso di proprietà delle operazioni, per esempio la proprietà distributiva, come in questo caso, applicate alla notazione posizionale decimale. Le guide del progetto per contare poi offrono, accanto all'utilizzo di attività svolte con carta e penna, alcuni artefatti digitali. Qui vediamo due software che sono proprio quello per i diagrammi rettangolo a sinistra e quello dei diagrammi a gelosia a destra, che possono essere utilizzati anch'essi in sinergia nelle attività in classe o nel lavoro a casa. Particolare importanza rivestono nel software dei diagrammi rettangolo le uguaglianze.
che vedete qui evidenziate dal riquadro rosso. Come avete modo di, avrete modo di sperimentare, i segni di uguale si illuminano di verde solo quando è effettivamente rispettata l'uguaglianza tra i vari membri. Tale elemento è fondamentale non solo come feedback alle bambine e bambini relativamente a come stanno procedendo nel calcolo della moltiplicazione, ma anche e soprattutto per continuare a riflettere sul significato relazionale del segno di uguaglianza. A partire da questa riflessione possiamo estendere quindi i significati scoperti per la moltiplicazione tra i numeri naturali alla moltiplicazione tra numeri decimali. Per farlo, l'insegnante, per esempio, può proporre di riflettere su un problema di questo tipo. Se voglio moltiplicare 5,1 per 4, come posso fare? Come visto in webinar precedenti, ciò che ci importa non è tanto l'analisi di casi particolarmente complessi dal punto di vista dei numeri in gioco, ma i significati che proprio in esempi come questo è possibile affrontare e veicolare. Tale scelta è prima di tutto rivolta a far proposte che permettono la partecipazione del maggior numero di studenti possibili, non appesantendo troppo il carico cognitivo, ma al tempo stesso sfidandoli. Anche con i numeri decimali, usando il bruco germano, introdotto in classe quarta, possiamo notare come può essere sfruttata la proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto all'addizione. Questo ci permette, almeno in parte, di semplificare un po' il nostro problema, in quanto 5 per 4 è una moltiplicazione che gli studenti sanno come gestire a questo livello scolare. Per quanto riguarda invece la moltiplicazione 0,1 per 4, stavolta le tessere del bruco germano possono esserci d'aiuto grazie alla doppia scrittura su di esse riportata. E cosa vediamo? Beh, cosa ci permette? Ci permette di tornare a ragionare in termini di rapporti fra frazioni, come anticipato in parte ovviamente in classe quarta. E per fare 0,1 per 4, per esempio, il percorso di classe quarta sulla rete delle frazioni ci ha permesso di scoprire come addizioni e come addizionare frazioni, e quindi in particolare questa conoscenza può consentire di leggere la moltiplicazione di un'unità frazionaria per un numero intero come addizione ripetuta. Quindi l'addizione ripetuta permette di costruire a questo punto una vera e propria catena di uguaglianze, cioè 0,4 è uguale a un decimo per 4, è uguale a un decimo più un decimo più un decimo più un decimo, è uguale a 4 decimi. A proposito di questa, proprio di questo passaggio, vorremmo farvi vedere un breve video e poi commentarlo. Chiedo alla regia di mandare il video 3. Grazie. Una volta... Però la stadera, l'avete visto un decimo sulla stadera, no? Sì, 4 quarantesimi. Moltiplicato. Qua il 4 moltiplicato per 10 fa 40. Il 4 moltiplicato per 1 fa 4. Quindi però 4 aspetta 40. un attimo. Secondo me invece è 4 decimi, perché un decimo per 4... Perché noi di ma solito... tu lo sai fare un decimo per 4? Non lo so. Infatti. Che cosa sai fare però? Perché un decimo per 4 forse non lo sai. So fare un decimo più un decimo più un decimo più un decimo. Ok. Quindi fa un quarantesimo. No, se faccio un decimo. Ascoltalo. Più un altro decimo, due decimi. Più un altro decimo, tre decimi. Più un altro decimo, quattro decimi. Quindi abbiamo 4 decimi. Un decimo per 4. Ma qui... Penso si veda di nuovo. Sì, quindi abbiamo visto nel video che l'insegnante dice un decimo per 4 non lo sai fare, ma cosa sai fare con la retta delle frazioni? Il bambino risponde so fare un decimo più un decimo più un decimo più un decimo. Se faccio un decimo più un decimo sono due decimi,
più un altro decimo sono 3 decimi, più un altro decimo sono 4 decimi, un decimo per 4. Vediamo quindi come questa interpretazione della moltiplicazione di frazioni possa emergere spontaneamente dalla lettura delle tessere del bruco, dopo un'intensa attività però con la retta delle frazioni. Vedete anche come l'altro bambino, in un primo momento, abbia proposto 4 quarantesimi invece che 4 decimi. Il video mostra come proprio la richiesta di argomentare la propria risposta possa fornire anche ai bambini e alle bambine stessi degli elementi per riflettere sulle varie soluzioni emerse e sui significati matematici in gioco. Questo permette di dare senso a delle procedure che altrimenti rimarrebbero vuote, senza significato e calate dall'alto. Questo per noi quindi è un passaggio importantissimo. L'insegnante che sottolinea che non so fare una certa cosa, ma so cose che mi possono portare a risolvere comunque il problema utilizzando ciò che conosco. Questo elemento è molto importante per contare. Noi abbiamo sempre progettato in questo modo, ossia partendo da cose e da cosa sanno i bambini. In questo senso è molto importante seguire lo sviluppo delle attività o essere consapevoli che i problemi proposti nelle diverse attività sono costruiti a partire da quanto i bambini e le bambine dovrebbero aver scoperto nelle attività precedenti. Bene, facciamo adesso un ulteriore passaggio. Ricordiamo quanto visto in un webinar precedenti sul software FAI. Che cosa fa il tasto FAI? Beh, il tasto FAI, se ricordate, produce una barra, una striscia, la cui lunghezza rispetto alla barra madre è nel rapporto indicato dalla frazione inserita dall'utente. Qui nell'immagine vediamo un mezzo dell'intero, mi riferisco all'immagine di sinistra, nelle barre di sinistra ovviamente, mentre nelle barre di destra vediamo direttamente un quarto dell'intero. In questo senso il software FAI rappresenta un passaggio per noi indispensabile per ragionare sui significati matematici della moltiplicazione fra frazioni. È vero, lo sappiamo che tale contenuto non è espressamente richiesto nella scuola primaria, ma costituisce un passaggio essenziale per riflettere su ciò che accade quando nella moltiplicazione si trovano fattori decimali. È importante quindi che tale elemento, anche non formalizzato, sia esplorato soprattutto nella prospettiva di processi di continuità fra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Bene, allora, torniamo al nostro 01x04. Il bruco mi ha permesso di scoprire che 0,1x04 è uguale a 0,4 o a 4 decimi, che è già una bella scoperta. Possiamo andare ancora un po' oltre. Per fare un ulteriore passaggio, usiamo il software FAI. Il software FAI permette di rileggere l'addizione ripetuta per 4 come applicazione di un fattore di scala frazionario, 4 primi o equivalente, ovvero 4 decimi uguale un decimo per 4 uguale un decimo per 4 primi. Scopriamo più chiaramente che il software può aiutarci ad effettuare moltiplicazioni di frazioni viste come composizioni di rapporti. In questo caso, anche qui, per approfondire questo aspetto che qui trattiamo solo marginalmente, si rimanda al webinar del 7 aprile del 2022, sempre disponibile su Riconnessioni sul sito per contare. Una sottolineatura però che ci preme fare è quella relativa al fatto che il passaggio al sapere come moltiplicare decimali avviene in modo molto graduale, cioè stiamo costruendo un po' alla volta sulla base dei fatti conosciuti o derivabili dal lavoro precedente. Si arriva quindi un po' alla volta a procedure generali per la moltiplicazione nei razionali, quando i numeri sono in forma decimale. Sappiamo perfettamente, infatti, che si svilupperanno strategie che rendono più economica la procedura di calcolo. Questo è importante anche per noi. Siamo però altresì convinti che non si possa perdere di vista la costruzione di significati che sta alla base di ogni procedura formalizzata, e questo proprio in funzione dell'inclusività del progetto. Fatta l'esplorazione precedente,
ci rivolgiamo ad un'altra esplorazione. Vediamo di ancora un passaggio ulteriore. Abbiamo consolidato quindi il processo di moltiplicazione fra un numero decimale e un numero intero e quindi ci rivolgiamo all'esplorazione di un esempio di moltiplicazione con entrambi i fattori decimali. In questo caso avete visto 0,1 per 0,1. Anche in questo caso ci avvaliamo di un esempio che coinvolge numeri non troppo complessi in linea con quanto indicato in precedenza. Il bruco dei decimali ci dice che 0,1 è uguale a un decimo, quindi possiamo costruire l'uguaglianza che 0,1 per 0,1 è uguale a un decimo per un decimo. Il software a questo punto permette di rileggere questa moltiplicazione come applicazione del fattore di scala a un decimo per due volte consecutive e di verificare che un decimo per un decimo è uguale a un centesimo. Quindi scopriamo più chiaramente che il software può aiutarci ad effettuare moltiplicazioni di frazioni viste di nuovo come composizione di rapporti. In questa immagine vediamo di cosa si ottiene nel software. È interessante sottolineare il passaggio diretto nella barra di destra che ci evidenzia l'equivalenza del fare un centesimo dell'intero a fare un decimo dell'intero e di questi di nuovo un decimo, in quella di sinistra ovviamente. Usando lo zoom, la cosa molto interessante di questo software, è possibile far sovrapporre alle bambine e ai bambini il centesimo di sinistra a quello di destra e viceversa, quindi vedere la loro congruenza. Facciamo ora un esempio di una moltiplicazione tra numeri decimali un po' più complessa e vediamo come ci può venire in aiuto il diagramma rettangolo continuo. Allora, prendiamo come moltiplicazione 2,1 per 1,3, che scomponiamo ovviamente nel diagramma rettangolo in 2 più 0,1 che moltiplichiamo per 1 più 0,3. Che cosa succede? Beh, succede intanto che 2 per 1 è una moltiplicazione che so già calcolare, ovviamente, a questo punto. Non solo, ma 2 per 0,3 lo so calcolare, per esempio per addizione ripetuta, lo abbiamo visto prima, nel passaggio precedente. Altrettanto so calcolare ovviamente 0,1 per 1 per evidenti ragioni, anche per proprio il passaggio che stiamo facendo. Che cosa mi rimane? Beh, mi manca da capire come calcolare questo prodotto, ossia 0,1 per 0,3. Rispetto alla moltiplicazione tra interi, di cui vediamo qui un rimando a quello che avete visto già per la classe seconda, quello che è cambiato è che non possiamo più scomporre i fattori come somme di 1 e quindi non possiamo scomporre il diagramma in solo quadretti di 1 per 1. Ma anzi, ciò che avviene ora non riguarda più i quadretti 1 per 1, ma anche frazioni di quadrati 1 per 1. Allora proviamo adesso a vedere in questa animazione un esempio. Quindi, con alcune slide che seguiranno, che a nostro avviso sono utili ad illustrare meglio l'uso dell'estensione del diagramma rettangolo continuo alle moltiplicazioni appunto fra numeri decimali. Prendiamo per esempio questo 0,3 come fattore, non lo posso più scomporre come somma di 1 ovviamente, ma lo posso scomporre però come somma di 0,1. Questo produce ovviamente, come possiamo notare, una serie di prodotti parziali che sono 0,1 per 0,1, 0,1 per 0,1, 0,1 per 0,1, ovviamente tre volte. Che cosa succede quando facciamo questo? Beh, sapendo che 0,1 per 0,1 è uguale a 0,01, come vediamo nelle immagini, posso sostituire i risultati che vediamo e posso quindi scrivere che 0,3
per 0,1 è uguale a 0,01 più 0,01 più 0,01, che è uguale a 0,03. Come si nota, questa uguaglianza la posso scrivere a partire dalle esperienze fatte con le addizioni con le bolle e con l'uso dei bruchi germano e germana che abbiamo sperimentato in classe quarta. Se adesso ci confrontiamo con un esempio un po' più complesso, vediamo che anche in questo caso possiamo ricondurci sempre a 0,1 per 0,1. Qui abbiamo scomposto, abbiamo già più volte incontrato quindi questa cosa. Qui abbiamo scomposto lo 0,3 in 0,1, 0,1 e 0,1, lo 0,2 in 0,1 più 0,1 e quindi fatta questa scomposizione otteniamo questi sei prodotti parziali, tutti costituiti da 0,1 per 0,1. Di nuovo, anche in questo caso, la situazione ci riconduce ovviamente a quella precedente che ci ripropone a una addizione ovviamente fra centesimi. Nello specifico 0,2 per 0,3 diventa uguale a 0,1 più 0,1 più 0,1 più 0,1 più 0,1 più 0,1, ossia uguale a 0,06. La cosa estremamente interessante, questo tipo di moltiplicazione, in questo caso il diagramma rettangolo, consente è un uso anche differente della proprietà distributiva. Infatti, le bambine e i bambini potrebbero, per esempio, procedere in modi differenti, come per esempio quello seguente, ossia 0,3 e per 0,2 lo scompongo, in questo caso non scompongo lo 0,3, ma scompongo solo lo 0,2 in 0,1 più 0,1. E a questo punto, ovviamente, mi riconduco al caso precedente. E che cosa ottengo dal caso precedente? Beh, che 0,1 per 0,3 è 0,03, quindi 0,2 per 0,3 è uguale a 0,03 più 0,03 che è uguale a 0,06. Di nuovo, ancora più complesso, anche in questo caso e più in generale, considerando man mano fattori più complessi, come si lavorerà presumibilmente anche nelle classi, ci possono essere da parte dei bambini e delle bambine una molteplicità di approcci alla suddivisione del diagramma rettangolo. Per esempio, è possibile ricondursi ad una scomposizione di questo tipo e in tutti i quadrati corrispondenti sono comunque corrispondenti a quel 0,1 per 0,1 che abbiamo visto all'inizio. Ma sono possibili anche approcci diversi come questo. È molto facile che poi i bambini imparino appunto a snellire questo tipo di procedura. La cosa che per noi è estremamente interessante ed importante non è tanto quindi questa cantilena ripetizione. Quello che vorremmo osservare qui è l'importanza di permettere agli studenti di fare le cose in modo meno efficiente a volte, per potersi rendere conto di quali processi possono essere lunghi e noiosi e cercare quindi di fare in modo che siano loro a cercare strategie più economiche, che però riescono ancora a controllare dal punto di vista ovviamente dei significati. E a questo punto ripasso la parola alla collega Silvia Funghi. Benissimo, grazie mille Alessandro. Ecco, a partire da tutta questa presentazione del percorso fatto per andare in qualche modo a costruire una base di lavoro sul diagramma rettangolo, anche per lavorare con fattori decimali, andiamo a vedere un esempio di un problema in questa animazione proposto all'interno di una delle fasi dell'attività sulla moltiplicazione tra numeri decimali. Non vedo, ok, perfetto. E vediamo come hanno risolto quindi questo problema, che come vedete riguarda appunto la moltiplicazione di 7,2 per 13 utilizzando proprio il diagramma rettangolo. E vediamo due gruppi diversi che tipo di strategia hanno proposto. Chiederei di mandare il video numero 4. Grazie.
C'è 13 per 7 che fa 91. Che fa 91. 91. Poi abbiamo fatto 13 per 0,2 che fa 26 decimi. Abbiamo fatto 91 per 26 decimi che è uguale a 2,6, quindi 91 più 2,6 che fa 23,6. Allora, spiegate un attimo. Allora, abbiamo fatto... Chi va? Io, va. Ok. Non abbiamo diviso, ma in cominciante abbiamo tolto lo 0,2, quindi abbiamo tolto lì, e questo è 2. E dopo, quindi abbiamo fatto 10 e 3, quindi abbiamo... 10 per 7 che fa 70, 3 per 7 che fa 70, quindi quello è 91. 13 per 7 fa 91. Esatto. Poi avete fatto 0,2 per 13, ma perché fa 0,2 per 13? Perché fa 2,6? Perché 0,2 per 13 fa 2,6. E perché? Perché lo 0,2 per arrivare a 1 lo ripeti per 5. 0,2, 0,2. Poi un'altra volta. Ok, ok, ok. Credo di aver capito. Tu? Avete capito tutti? Ok, quindi abbiamo potuto vedere come il primo gruppo nel video abbia scelto di scomporre il diagramma rettangolo andando a separare da un lato il sottorettangolo relativo alla moltiplicazione intera 13 per 7, che chiaramente sapevano già come risolvere da quanto visto in classe terza. E poi l'altra parte che hanno ottenuto, l'altro sottorettangolo, era relativo invece alla moltiplicazione 13 per 0,2 che vanno a calcolare facendo riferimento al lavoro visto sul software file. Quindi traducono 13 in 13 primi, 0,2 in due decimi e vanno ad operare quindi la moltiplicazione, appunto richiamando un po' l'attività vista sul software. Il secondo gruppo invece opta per un altro tipo di scomposizione, cioè va a dividere in tre sottorettangoli. Di questi tre sottorettangoli, due sono relativi a moltiplicazione intere che sapevano già come calcolare, da un lato 10 per 7 e dall'altro 3 per 7, mentre nell'ultimo sottorettangolo, quello relativo alla moltiplicazione 13 per 0,2, il ragionamento seguito dalla bambina che parla alla fine sembra partire dalla conoscenza del fatto che 0,2 per 5 fa 1, e quindi la moltiplicazione 13 per 0,2 possa essere svolta scomponendo 13 in 5, 5 e 2 e poi ricorrendo di fatto alla proprietà distributiva in questo modo. Quindi appunto una volta scomposto il 13 ci troviamo ad avere due pacchetti, diciamo, due moltiplicazioni che sappiamo quanto fanno, cioè 5 per 0,2 che sono uguali a due interi e rimane appunto poi 3 per 0,2 che hanno associato a 0,6. Ok, quindi come possiamo osservare, manca veramente poco ad arrivare all'estensione delle strategie che abbiamo visto sul diagramma rettangolo sui numeri interi, ovvero in particolare quella di ricorrere alla scomposizione suggerita dalla scrittura del Bruco dei due fattori, che di fatto non è altro che un'applicazione dell'estensione della proprietà distributiva della moltiplicazione a prodotti tra numeri decimali. Come vedete qui in questo caso si tratta di scomporre il fattore 13 in 10 più 3, come suggerito dal secondo gruppo, e scomporre poi il fattore 7 in 7 più 0,2 e andare appunto a calcolare i prodotti parziali in questo modo. Ora, questo passaggio dell'estensione del diagramma rettangolo è molto importante e innanzitutto riprende quanto abbiamo detto prima sulla possibilità di fare riferimento a ciò che gli studenti già sanno per risolvere un problema. E inoltre è possibile osservare come questi elementi divengano coerenti con la struttura del diagramma rettangolo continuo che abbiamo visto sempre in classe terza per lavorare con moltiplicazioni piuttosto grandi, con fattori piuttosto grandi.
Tutto questo significa che è necessario, cioè è necessario per noi, insomma, suggeriamo, consigliamo di lavorare molto bene col diagramma rettangolo continuo fin dalla classe terza. Rimandiamo in particolare a webinar fatti precedentemente, per esempio appunto quello del 16 settembre del 20, per chi volesse appunto approfondire il tema del diagramma rettangolo continuo usato in classe terza. Ora, in questo senso vorremmo insistere su come sia stato graduale il passaggio a saper fare moltiplicazioni tra decimali con i diagrammi rettangolo. Vedete quanto lavoro ci è voluto, in un certo senso, anche solo per presentarvelo. Il lavoro che c'è dietro è veramente tanto. Però, una volta arrivati a questo punto, che cos'è che ci preme? Diciamo, fin qui abbiamo sicuramente lavorato su una costruzione con significato dell'operazione di moltiplicazione fra numeri decimali. A questo punto quello che ci manca, o perlomeno quello che per noi è un po' la ciliegina sulla torta per andare a lavorare su questo oggetto, è un approfondimento e un arricchimento dei significati matematici sui quali abbiamo lavorato fino ad adesso, grazie al confronto con l'estensione dell'altro algoritmo che avevamo introdotto in classe terza, ovvero la moltiplicazione per gelosia. Ribadiamo, poi passiamo appunto alla moltiplicazione per gelosia, ribadiamo che il punto, cioè quello che ci interessa, non è tanto dare delle procedure che permettano di ottenere un risultato corretto. Per fare questo basta fare riferimento a strumenti che sono molto più avanzati di qualsiasi, diciamo, di qualsiasi persona, come computer e calcolatrici. Ma quello che ci interessa è piuttosto capire che cosa c'è in gioco a livello di nozioni, proprietà e significati matematici. Quindi lavoriamo con questo obiettivo. Quindi riprendiamo brevemente con questo intento il diagramma gelosia visto in classe terza. Se ricordate, l'algoritmo del diagramma gelosia per moltiplicazioni con fattori interi funzionava costruendo una griglia di questo tipo che dipende dal numero di cifre dei fattori in gioco. Dopodiché si va a costruire questa griglia che viene riempita andando a fare delle moltiplicazioni tra le singole cifre dei due fattori. Per dettagli rimandiamo a webinar precedenti, ovviamente tipo appunto questo qua che vedete nella presentazione. E dopodiché, una volta riempita la griglia, si andavano a sommare appunto gli elementi, le cifre contenute dentro la griglia lungo le colonne verticali in questo caso. E si andava a leggere quindi il risultato della moltiplicazione appunto alla fine di queste colonne. In questo caso il risultato di 356 per 27 è 9612. Ok, ora supponiamo quindi di voler fare dunque un ulteriore passaggio e osservare che grazie al confronto con il diagramma rettangolo abbiamo visto appunto già in webinar precedenti come i bambini e le bambine già in classe terza potevano riuscire a scoprire che la struttura del diagramma gelosia nasconde in un certo senso il valore posizionale delle cifre presenti all'interno della griglia. Nel video che ora comparirà appunto nella presentazione possiamo vedere come sia possibile realizzare con della carta, quindi materiale assolutamente povero, una struttura fisarmonica che appunto permetta di vedere questo genere di relazione tra le cifre inserite nella griglia e il loro corrispondente valore posizionale. Ecco, vedete che appunto la griglia si apre per mostrare quanto vale ciascuna cifra di quelle presenti all'interno della gelosia. Ok, supponiamo a questo punto di avere come fattori non più due numeri interi, ma due numeri decimali. Per semplicità di presentazione, manteniamo le cifre dei fattori del caso precedente, ma aggiungiamo una virgola, quindi consideriamo 35,6 per 2,7. Questo esempio ci fa anche comodo perché fondamentalmente a livello di costruzione della griglia non cambia assolutamente niente, quindi come nel caso di fattori interi si va a vedere di quante cifre
sono composti due fattori, si costruisce la griglia esattamente allo stesso modo e la si completa ancora una volta sempre andando a moltiplicare coppie, diciamo, di cifre prese da un fattore e dall'altro. A questo punto, quello che davvero differenzia questo algoritmo rispetto alla versione, diciamo, che lavorava su fattori interi, riguarda come andiamo a trovare la posizione della virgola all'interno del risultato finale. Intanto aggiungiamo le virgole dei fattori e le andiamo a posizionare, diciamo, sopra, in corrispondenza di due delle linee che compongono appunto le celle della griglia. Una volta fatta questa operazione, cosa si fa? Si vanno ad individuare due linee specifiche, che sono quelle rosse e in diagonale, che si vanno a incontrare su una delle linee verticali e che quindi vanno proprio ad individuare la posizione della virgola del risultato dell'operazione. Come vedete, in questo caso le due virgole si incontrano tra il 96 e il 12, che quindi costituiranno la parte intera e la parte decimale del risultato finale. Quindi l'algoritmo ci dice in questo caso che il prodotto è 96,12. A questo punto però la questione che diventa veramente interessante riguarda il fatto di capire perché questo algoritmo effettivamente mi dà il prodotto. Cioè, perché è proprio questa sequenza di passaggi che mi permette di arrivare al prodotto vero e proprio di questi due fattori? E per rispondere a questa domanda, come vedrete, ci verrà utile il confronto. Ok, quindi ci aspettiamo inoltre da un algoritmo di questo tipo che emerga un'altra curiosità che permette di ragionare proprio sull'algoritmo stesso. Ci aspettiamo in particolare che gli studenti vadano alla ricerca di o si facciano guidare da un'ipotetica simmetria del diagramma, suggerita magari anche dalla conoscenza della proprietà commutativa della moltiplicazione. Se però appunto supponiamo che l'algoritmo sia simmetrico, questo potrebbe portare, come nel caso che vedete riportato, ad ottenere due risultati diversi di una stessa moltiplicazione. Qui nell'esempio vedete come 0,1 per 4 sembri dare 0,4 nel caso più a sinistra, mentre se appunto ci muoviamo in maniera completamente simmetrica cambiando l'ordine dei due fattori, l'algoritmo sembra suggerire che il risultato, nel caso che vedete più a destra, sia 0,04. Ecco, a questo punto l'insegnante potrebbe proprio sfruttare delle incongruenze di questo tipo per domandare come mai sembra che la stessa moltiplicazione possa produrre risultati differenti, ok? E cercare una risposta a questa domanda, ovvero anche capire che non vi è completa simmetria, infatti vediamo che, esatto, diciamo, l'algoritmo in realtà ci fornirebbe questo tipo di completamento della griglia. Quindi capire che non c'è davvero una simmetria se scambiamo l'ordine dei fattori e saper spiegare perché non c'è questa simmetria è un processo che porta ad una comprensione veramente profonda del funzionamento dell'algoritmo e quindi può essere una grossa occasione appunto per approfondire la questione. Ok, vediamo adesso con il video numero 5 che cosa è stato osservato da un gruppo di bambini proprio durante un lavoro sulla moltiplicazione tra numeri decimali. E chiedo alla regia di mandare il video 5. Okay. 0,2 per 13, avete fatto questo lavoro, me lo spiegate perché? Allora, abbiamo fatto... Perché voi avete fatto come se fosse 2 per 13, no? Non avete considerato la virgola. E poi 2. Poi abbiamo messo la virgola. Ma perché l'avete messa qui la virgola? Perché è il punto di incontro delle due virgole, perché qui c'è la virgola perché è 0,2. Uh-huh. E questo e sarebbe? 13,0. Vero.
Ok, quindi abbiamo visto che i bambini del video in questo caso si rendono conto che il numero 13 va interpretato come un 13,0 e quindi che il punto di incontro tra le due linee che partono dalle virgole, diciamo, indica proprio una di queste due linee, diciamo, quindi quella relativa al 13,0, si trova proprio sul bordo esterno della griglia. Però questa costruzione può appunto permettere di individuare la posizione, diciamo, della virgola nel risultato 2,6. Ok, a questo punto che abbiamo un po' lavorato anche sul diagramma gelosia, vediamo insieme come la sinergia di artefatti può aiutarci nell'obiettivo di comprendere meglio il funzionamento dei due algoritmi. Ora, sottolineiamo che tutto questo lavoro serve appunto a capire meglio che cosa sta succedendo e come entrano in gioco diverse scritture dei fattori e la proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto all'addizione. Per semplicità di presentazione, vi mostriamo un possibile confronto tra questi due algoritmi, ma ci teniamo a sottolineare che nelle attività proposte il confronto è l'input di partenza, è solo l'input di partenza. Quello che state per vedere non va assimilato assolutamente a quello che l'insegnante può spiegare agli studenti, ma anzi, questo serve, diciamo, per dare un filo logico della presentazione, ma tutto quello che andiamo a vedere in realtà sono dei punti di arrivo a cui gli studenti possono arrivare chiaramente con una guida consapevole da parte dell'insegnante verso la scoperta dei significati matematici in gioco. Ok, quindi come vedete ritroviamo un po' una similitudine con il confronto che abbiamo visto inizialmente nel caso con fattori interi. Anche in questo caso ritroviamo una corrispondenza nei sottorettangoli ottenuti con una opportuna scomposizione del diagramma rettangolo con i prodotti parziali che troviamo all'interno delle celle della griglia della gelosia. Quindi possiamo procedere esattamente come prima, la cella 49 diciamo, ci rimanda allo 0,49 nel primo prodotto parziale, il 14 all'1,4 e così via con tutti gli altri appunto prodotti parziali, okay. Fino a completare chiaramente tutti i possibili prodotti parziali. Quindi fin qui diciamo che la questione si tratta un po' è quella di traslare quello che avevamo capito dal confronto fra diagramma rettangolo e gelosia nel caso con fattori interi al caso con fattori decimali. Vedete qui, fin qui diciamo, siamo in un caso nuovo, ma nemmeno poi tanto nuovo, okay? C'è molta somiglianza col caso precedente. Quello che c'è veramente di nuovo qui sta nel cercare di costruire una spiegazione, un'argomentazione del perché la virgola, il posizionamento della virgola nel risultato finale si comporti proprio in questo modo. Cerchiamo di dare alcune linee diciamo, per far capire più o meno quale potrebbe essere un possibile ragionamento. E intanto osserviamo che la griglia nei numeri decimali in generale a che cosa serve? Serve a separare la parte intera del numero dalla sua parte decimale. Quindi, nel caso del diagramma a gelosia, stiamo cercando di capire quale sia la ragione per cui proprio quella linea verticale lì, che divide in questo caso il 9 dal 2, sia quella che separa la parte decimale del risultato finale dalla sua parte intera, perché quella posizione e non un'altra. Consideriamo quindi innanzitutto le due linee che sono indicate dalle virgole dei due fattori, che sono appunto queste due. Vedete che queste due linee individuano, possiamo dire, quattro parti della griglia a gelosia. Ora, consideriamole un po' una per una. Se prendiamo quella più in alto, che corrisponde appunto diciamo, al pezzo che include la cella arancione e la cella blu, possiamo considerare che i due prodotti parziali contenuti in questa parte
hanno, diciamo, 0,49 non ha nessuna parte intera, mentre 1,4 ha come parte intera soltanto la cifra 1. Quindi di tutto quel blocco là, l'unica cifra che dovrebbe andare a finire, diciamo, nella colonna delle parti intere è l'1 del triangolo arancione. Esatto, ok, quindi mentre tutte le altre cifre, il 4 nel triangolo arancione, il 4 nel triangolo blu e il 9 nel triangolo blu, dovrebbero andare a finire nelle colonne che sono relative alla parte decimale del risultato finale. Quindi diciamo la verticale che divide l'1 dal 4 nella cella arancione è una linea che ci interessa in questo momento mettere a fuoco, ok? Qui lì c'è una divisione fra una parte intera e una parte decimale. Muoviamoci adesso a considerare un'altra delle parti individuate dalla prima suddivisione che abbiamo visto, in particolare la cella colorata in viola che contiene le cifre 0 e 3. In questo caso 0,3 non ha nessuna parte intera, ok? Ha solo la parte decimale. Quindi il 3 deve sicuramente cadere in una delle colonne che sono relative alla parte decimale del risultato finale. È anche vero che se avessimo avuto invece che 1,27 per 7,3, avessimo avuto magari 4,27, in quella cella lì avremmo avuto non 0,3, scusate, non 0 e 3 come cifre, ma 1 e 2 perché il prodotto parziale era 1,2, e quindi in quel caso appunto il triangolino viola più a sinistra sarebbe dovuto cadere nelle colonne relative alla parte intera del risultato finale. Quindi anche in questo caso la verticale che divide i due triangolini viola della cella appunto viola è una linea verticale che ci interessa. Andiamo a vedere quindi l'ultima parte, l'ultimo pezzo che veniva individuato, cioè il terzo pezzo in realtà, l'altro lo saltiamo per brevità di presentazione. Ecco, questo pezzo qua che vedete, cioè quello che include la cella azzurra e la cella gialla, di fatto ha prodotti parziali che non hanno parte intera e che quindi dovranno cadere tutti quanti nelle colonne relative alla parte decimale del risultato finale. Quindi, volendo andare proprio a concludere, abbiamo individuato, dopo tutto questo lavoro, che la verticale, okay, che ci permette di dividere tra le colonne che fanno riferimento alla parte intera del risultato finale dalle colonne che fanno riferimento alla parte decimale, è proprio quella appunto dove in questo caso cadeva la virgola, quindi quella che separa il 9 dal 271. Okay. Questo è giusto per darvi un'idea di in quali termini si possa andare a ragionare mettendo a confronto questi due algoritmi per capire come funziona appunto la virgola. Ora andiamo velocemente, diciamo, verso la fine di questo argomento. Anche in questo caso abbiamo esteso appositamente i due software che avevamo pensato per i due algoritmi con i fattori interi al caso di fattori decimali. Possiamo vedere come anche in questo caso per l'algoritmo col diagramma rettangolo sia stato mantenuto come scelta quello di avere una stringa, quella lì in alto, che lavora simultaneamente, quindi non solo lavoriamo sul diagramma rettangolo, ma lavoriamo anche sul senso relazionale del segno di uguaglianza. Questi uguali che vedete tra le varie caselle di testo nel software compaiono soltanto quando due caselle di testo consecutive contengono effettivamente diciamo espressioni che sono equivalenti fra di loro. Ok, ecco, andiamo quindi un po' a vedere come tutto questo lavoro poi ci permette di lavorare in maniera praticamente gratis, possiamo dire, sulle conversioni fra misure, ovvero su quelle che comunemente sono dette equivalenze. Ecco, vedete in questa immagine presa appunto dal software, e vedete come la conversione si traduca di fatto in una sequenza di moltiplicazioni una volta che si è andati a costruire con i bambini la tabella che vedete in basso a sinistra. Tabella che ripropone una serie di relazioni tra il metro e i suoi sottomultipli. Questa tabella chiaramente viene costruita
con gli studenti in attività precedenti appunto alla proposta del software. In questa seconda immagine vedete come in questo caso uno dei passaggi, cioè il terzo, coinvolga una moltiplicazione di un numero intero per una frazione decimale, ma per esempio se invece di 8 centimetri avessimo voluto convertire 7,5 centimetri, in quel passaggio lì saremmo arrivati ad avere una moltiplicazione 7,5 per un centesimo di metro. E quindi da questi esempi è, diciamo, è abbastanza semplice vedere come tutto questo lavoro ci permetta adesso di affrontare operazioni appunto di conversione delle misure in maniera assolutamente, diciamo, consapevole. Okay? Abbiamo tutti gli strumenti per poterle affrontare. Ribadiamo anche qui che l'obiettivo del software è quello di far ragionare i bambini sulle relazioni tra le varie unità di misura. Non è quindi uno strumento pensato per permettere di calcolare, diciamo, velocemente delle conversioni o delle equivalenze, né tantomeno per calcolare appunto delle moltiplicazioni. Quindi, diciamo, ci teniamo a sottolineare questo aspetto. Finiamo proprio questa la presentazione di oggi andando a dare un'idea di quella che è la struttura della parte relativa alla divisione, che purtroppo per motivi di tempo non abbiamo potuto approfondire più di tanto, ma insomma almeno volevamo tracciare quantomeno delle linee guida per darvi un'idea di come si sviluppa anche questa parte delle guide di quinta. Ora, andiamo sempre a vedere la nostra mappa, che ci dà appunto questa idea di come si articola lo sviluppo di questa parte. E precisiamo che questa parte al momento non è pubblica, perché per motivi legati alla pandemia non è stato possibile sperimentare questo percorso all'interno delle classi sperimentali, ma siamo fiduciosi che durante il prossimo anno scolastico sarà possibile renderle pubbliche appunto in seguito a sperimentazioni. Ci sono delle classi quarte che appunto stanno per andare in quinta, e insomma auspichiamo che dal lavoro di queste classi si riesca appunto ad integrare le proposte delle guide appunto con documentazione. Andiamo però appunto a dare alcune linee guida sullo sviluppo del lavoro. Come abbiamo visto, come è avvenuto per la moltiplicazione, cosa facciamo? Ripartiamo chiaramente da quello che è stato visto fin qui sulla divisione tra interi. Tanto per ricordare che cosa è stato fatto, anche per la divisione sono stati introdotti due algoritmi, e attraverso la loro sinergia si è lavorato proprio su come scoprire che appunto ci fosse un processo distributivo applicato alla notazione posizionale decimale dei fattori, diciamo che questo processo distributivo fosse comune ad entrambi. Cosa andiamo a fare per estendere la divisione appunto adesso in classe quinta all'infuori dell'insieme dei numeri interi? Come vedete facciamo un po' di cose, ci arriviamo per gradi anche in questo caso. Partiamo innanzitutto dalla divisione sugli interi che abbiamo visto fino ad adesso, ovvero la divisione euclidea. E che cosa si fa? Il primo passaggio riguarda quello di non fermarsi ad avere resto intero, ma cercare di suddividere e distribuire anche appunto questo, il resto della divisione euclidea. Questo che cosa ci porta? Questo ci porta ad estendere in un primo frangente gli algoritmi di divisione visti in classe terza, per ottenere un quoziente razionale anche su divisioni che appunto avevano dividendo e divisore interi. Una volta che abbiamo fatto questo primo passaggio nell'estensione, andiamo a vedere cosa ci permette anche in questo caso di scoprire la sinergia dei due algoritmi. Spoiler, cosa ci permette di scoprire? Ci può permettere di vedere che anche in questo caso fondamentalmente c'è in comune un processo distributivo applicato alla notazione posizionale decimale.
Una volta che è stato fatto questo lavoro molto molto focalizzato sui significati matematici, di fatto abbiamo gratis l'estensione di questo processo distributivo anche quando è il dividendo ad essere decimale e il divisore ad essere intero. Non, chiaramente qui non possiamo scendere nei dettagli, ma davvero questo passaggio segue in maniera abbastanza lineare dal lavoro fatto fin qui. Quando invece si passa ad avere il caso di avere sia dividendo che divisore decimali, nelle guide di per contare fondamentalmente proponiamo un problema che solleva proprio questo caso particolare, che può sollevare insomma questo caso particolare di problema di divisione, e ci aspettiamo in realtà che possano emergere vari tipi di approcci da parte degli studenti, e in particolare che qualcuno possa sollevare insomma quella che possiamo chiamare la proprietà invariantiva della divisione, quindi una proprietà che di fatto ci permette di bypassare la presenza diciamo della virgola sia al dividendo sia al divisore e di ricollegarci ad uno dei casi delle divisioni visti precedentemente. Abbiamo detto qua una questione di unità di misura, perché nel problema proposto nelle guide si parte appunto da un problema di misura, di fatto si chiede di suddividere una certa lunghezza in parti lunghe una certa quantità, e appunto lavorando anche sulle conversioni è possibile proprio andare appunto a sollevare la questione del perché la divisione la divisione con la virgola tra virgolette, che sembrerebbe appunto risolvere il problema sotto certi approcci, in realtà può essere anche risolta facendo una divisione intera. Ecco, quindi ci aspettiamo che dal confronto di strategie risolutive diverse vengano fuori proprio riflessioni di questo tipo. E a questo punto io tornerei per le domande. Vi ringraziamo tantissimo di averci seguito fin qui, e insomma, se appunto se ci sono curiosità su cose su cui magari siamo andati più veloci, benvenga. Grazie mille Silvia, eccomi, vi invito ad accendere di nuovo tutte le camere in modo che possiate rispondere alle domande che sono arrivate. E allora inizio dalla prima, un attimo che ho perso, ok, ci chiedono come mai nel primo esempio di area del rettangolo è stato lasciato un errore di calcolo nel video, la bambina dice 8 per 8 fa 16, e quindi ci fanno questa domanda. E poi non so se preferite che le faccia tutte insieme le domande, oppure e risponde insomma chi vuole, oppure prima mi rispondete a questa e vi faccio poi le altre due. Andiamo con questa, facciamo così, rimaniamo sul pezzo se volete, poi credo che anche Silvia abbia da dire su questo, io rispondo un po' in generale, non è l'unico video in cui ci sono degli errori, però ci sono alcuni video in cui l'errore è diciamo la chiave di volta per fare altro, e quindi mettiamo a fuoco l'errore, lavoriamo con l'errore, viene ripreso e poi diciamo si lavora con quello. In questo caso, come troverete insomma in qualche altro video, il focus era su un processo che era diverso e questo errore diciamo non era particolarmente significativo, anche e nemmeno diciamo nemmeno creava grosso disagio, ecco, rispetto al ragionamento. Il ragionamento aveva diversi aspetti interessanti, anche corretti, e per questo poi nel commento che troverete sotto al video nella guida viene ripreso appunto il processo, aspetti del processo. Cioè, facciamo sempre attenzione a distinguere tra processo e prodotto e cerchiamo di non buttare mai via un intero processo con aspetti interessanti, anche corretti e insomma da condividere con la classe, se anche c'è un errore di calcolo che in questo caso diciamo non inficiava il ragionamento. Se fosse stato invece inficiante sarebbe stato probabilmente ripreso sia nei nostri commenti che diciamo dall'insegnante nelle sue azioni. Qui è comunque uno scorcio molto piccolo di video, quindi diciamo non era un errore che centrale per quel che si stava presentando in questo estratto. Grazie mille, Anna. Sì, vai.
aggiungo che i video sono dei tagli, cioè le insegnanti ci mandano dei video che sono generalmente molto più lunghi, quindi vengono tagliati in alcune parti, poi l'insegnante normalmente tutte queste cose le riprende, però su quella cosa, come giustamente sottolineava Anna, non interessano determinati processi che sottolineiamo, quindi l'errore, anzi, in questo caso non viene, non ci interessa particolarmente, ecco, perché non è neanche generativo in questo caso. Esatto, aggiungo proprio una cosa minimissima. Grazie. Sì, tra l'altro appunto l'errore è stato fatto nella parte di esplorazione, in cui i gruppi stavano cercando appunto, come diceva Anna poco fa, di capire quale fosse la strategia più adatta in quel momento a affrontare quel problema. E durante i dialoghi di classe, come diceva Alessandro, capita molto spesso che vengano fuori errori di questo genere. Diciamo che nella fase esplorativa può, cioè nel senso, questo chiaramente poi dipende dall'interesse dell'insegnante, però può aver senso focalizzarsi su quelli che sono errori che possono andare appunto ad inficiare il ragionamento che si sta costruendo. Quando errori di questo tipo non sono appunto inficianti, l'insegnante può capitare insomma che lasci correre appunto in quel momento lì, per andare poi ad aggiustare anche questi aspetti di calcolo durante magari la parte di discussione, dove davvero bisogna confrontarsi in classe e mettere a punto tutto quello che è stato fatto. Quindi se in quel caso l'errore di calcolo risulta inficiante per il ragionamento che si ottiene alla fine, si provvederà chiaramente a discuterlo insieme e a cercare una spiegazione appunto anche sul perché sia avvenuto quell'errore. Però ecco, in quel frangente lì, non era interessante per noi come ricercatori, ma probabilmente in quel momento nemmeno l'insegnante aveva troppo interesse a puntare l'attenzione sull'errore di calcolo, ecco. Aggiungo che in generale, questo ne parliamo spesso in realtà sia nella ricerca che nel lavoro con questi insegnanti ricercatori che hanno sperimentato e sperimentano, può essere addirittura controproducente cercare di correggere tutto, li stiamo chiamando errori diciamo non inficianti, in esempi, in casi come questo, perché andarsi ad accanire su un errore di calcolo quando invece è diciamo tutto un aspetto di ragionamento, la cosa che interessa in quel momento, può solo mettere a disagio diciamo quei bimbi, distogliere la loro attenzione dal processo principale e quindi non essere utile nemmeno a livello didattico. Grazie mille a tutti per la risposta. Allora, seconda domanda è ci chiedono se è possibile introdurre, secondo voi, il diagramma rettangolo in classe quinta, se nel caso in cui i bambini lo abbiano utilizzato nelle classi precedenti, e allo stesso modo per il diagramma gelosia. Se volete riparto io con questo e mi rifaccio anche ad altre mie esperienze con altri studenti anche più grandi. Allora, in super sintesi, meglio tardi che mai, ok? Soprattutto il diagramma rettangolo, ok? Quindi adesso rispondo prima per il diagramma rettangolo. In realtà usiamo il diagramma rettangolo anche con studenti molto più grandi, quando diciamo ho lavorato e lavoro con loro per degli interventi di recupero sul significato di moltiplicazione e anche sulla abilità di stima, perché aiuta moltissimo a controllare meglio i significati della moltiplicazione anche nel contesto dei decimali e mi dà diciamo una controparte visiva di un ragionamento che tipicamente in tanti casi, per esempio di dislessia, faccio molta fatica a controllare con gli algoritmi, per esempio di calcolo in colonna. Quindi assolutamente in quinta diciamo non sono troppo grandi i bambini, mi dispiace che insomma non l'abbiano visto prima quando erano più piccoli, ma dal mio punto di vista, per la mia esperienza e per il lavoro che ho visto e
fatto con insegnanti, direi che va benissimo, anzi è utile il diagramma rettangolo. Allora, sulla gelosia, secondo me dipende un po' dall'obiettivo, perché qui la gelosia è stata estesa, è stata diciamo introdotta prima, quando erano più piccoli bimbi, in terza, come alternativa ad altri algoritmi di calcolo delle moltiplicazioni, e a questo punto c'è anche tutto quell'aspetto un po' da sdoganare ancora della gelosia con gli interi, perché arrivare così a gamba tesa con la gelosia sui decimali potrebbe essere un po' tanto, e secondo me dipende un po' dal tempo che ci si vuole dedicare. Diciamo, idealmente, avendo il tempo, la voglia e tutto, direi sì, assolutamente, perché effettivamente anche dal tipo di confronto, per esempio sulla simmetria che mostrava, che vi mostravano insomma Alessandro e Silvia prima, escono dei ragionamenti molto profondi e si sviluppa un controllo dei perché, dei significati, che è sempre il nostro obiettivo e vorremmo che fosse l'obiettivo didattico principale di tanti insegnanti. Ecco, non lo so quanto tempo ci possiate dedicare, quindi diciamo, dovendo scegliere tra le due, diciamo, voto sicuramente per il diagramma rettangolo, potendo, sì, va bene anche la gelosia, lavorando proprio sui perché dietro ai funzionamenti. Aggiungo, Anna, lapidariamente, come hai fatto tu, come diceva il maestro Manzi, non è mai troppo tardi, quindi andate. Il problema però è, qui aggiungo un aspetto puramente didattico, cioè ovviamente tutto ciò che ha detto Anna è correttissimo dal punto di vista matematico, dal punto di vista didattico esistono dei bisogna che l'insegnante sappia come calcare questo tipo di struttura che magari viene ripresentata con numeri più piccoli e cose di questo tipo, per evitare che i bambini si percepiscano come un qualche cosa che non li stimola, che non li sfida. Quindi è chiaro che nel momento in cui lo introduco molto avanti a scuola è importante che decida come introdurlo in modo sfidante per i bambini, e quindi questo è competenza proprio di scelta didattica dell'insegnante. Eccoci qua, grazie anche per questa risposta. Ultima domanda, un insegnante ci dice, molto interessante l'ultimo, scusate, ho sbagliato, molto interessante l'uso di questi diversi algoritmi, domando se in classe quinta si affronta anche il classico algoritmo in colonna. Allora, per scelta, come progetto per contare, non lo abbiamo inserito, abbiamo inserito altri algoritmi, quindi diagramma rettangolo per la moltiplicazione, diagramma gelosia per sempre per la moltiplicazione, divisione canadese per la divisione, divisione T per meno come altro modello di divisione. In realtà non lo abbiamo introdotto per il semplice fatto che per noi sono algoritmi che sono abbastanza conosciuti dagli insegnanti, quindi ci sembrava poco significativo riproporli in quella veste. Crediamo però che un algoritmo come il diagramma rettangolo, come suggeriva prima Anna, un algoritmo come la divisione canadese, nella versione con Euclidea e quindi con gli interi, o nella versione con i decimali, entrambi i due modelli possono essere estremamente interessanti da mettere a confronto proprio con gli algoritmi standard conosciuti della colonna, cioè la moltiplicazione in colonna standard o la divisione in colonna standard, quella che siamo magari usi in molti di noi a proporre ai bambini. Quindi crediamo che questi due elementi siano da mettere di nuovo in risonanza, cioè l'aspetto che noi interessa più che l'algoritmo in sé, che spesso, guardate, state attenti perché l'algoritmo in colonna maschera difficoltà. Cioè, delle volte il bambino impara una procedura, la esegue, ma in realtà non coglie il significato. Qui credo che Rosetta Zan sia davvero molto potente da questo punto di vista. Quindi prestare particolare attenzione a introdurli molto rapidamente. Però l'idea della sinergia è l'idea invece di farli lavorare insieme. Quindi di vedere
come uno mi spiega come funziona l'altro, fondamentalmente. Ecco, come giustamente Anna dice, come apri scatole l'uno dell'altro, vero Anna? Cioè, come apri scatole di significati, un po', vanno immaginati così. Silvia, prego, non so se vuoi aggiungere qualcosa. No, no, sono assolutamente d'accordo. Diciamo che l'algoritmo in colonna, come diciamo, la nostra idea sugli algoritmi è che l'algoritmo non è tanto interessante di per sé, cioè nel senso che a questo livello, diciamo, di strumenti che abbiamo a disposizione, in realtà gli algoritmi di calcolo di per sé non ci servono, non li usiamo nella vita normale, diciamo, nella vita di tutti i giorni per fare i conti. Usiamo degli strumenti che sono molto più potenti e molto più affidabili di qualsiasi algoritmo possiamo svolgere con carta e penna, insomma, o anche solo mentalmente. Però quello che si può, diciamo, come voglio dire, i significati matematici importanti su cui si può lavorare a partire dagli algoritmi, ed è per quello che a noi interessano come oggetti didattici, sono fondamentalmente una conoscenza più approfondita del numero e della notazione posizionale decimale, delle sue potenzialità, e una maggiore conoscenza delle proprietà delle operazioni anche senza saperle nominare. Non so come dire, noi abbiamo parlato tantissimo di proprietà distributiva. Io penso che non ci sia una classe sperimentale che sa che quella si chiama proprietà distributiva, però i bambini la sanno usare fondamentalmente in maniera assolutamente sciolta, insomma, disinvolta. Quindi ecco, quello che ci preme che sia, quello che resta, insomma, agli studenti che lavorano con questo tipo di approccio. E l'algoritmo in colonna, fondamentalmente, come diceva giustamente Alessandro, fa un uso molto opaco di entrambe le cose. Usa in maniera molto opaca sia la notazione posizionale decimale, sia la proprietà distributiva della moltiplicazione. Quindi, insomma, la questione non è tanto fare quell'algoritmo in classe o non farlo. La questione è se lo faccio, perché lo faccio e come vado a lavorare su quei significati matematici lì, insomma. Ecco, perché appunto, di fatto è uno strumento di calcolo che non appena affronto della matematica un po' più avanzata, magari non lo smetto di usare. Quindi, insomma, la nostra idea è quello di usarlo, sì, ma insomma per lavorare su dei contenuti matematici che poi nel lungo termine invece hanno una ricaduta molto più consistente, insomma, anche a livello proprio di atteggiamento verso la matematica. Posso aggiungere anche questo, che abbiamo scelto proprio di non inserire gli algoritmi un po' cosiddetti classici di divisione e moltiplicazione, appunto non tanto perché non andassero bene, ma perché ci sono dappertutto già, quindi tutti le sanno già. Quello che invece vogliamo introdurre è il lavoro con sinergie. Quindi, per chiudere il cerchio rispetto a quello che vi dicevo all'inizio, anche supercontare utilizzato nei corsi a scienze della formazione primaria, per esempio io lavoro moltissimo anche col confronto con gli algoritmi standard, proprio per far leva su quello che so che andranno a insegnare bene o male questi futuri insegnanti, e almeno ci sporchiamo le mani e cerchiamo di capire i perché questo è esattamente il senso. Molto spesso, l'ultimissimissima cosa, ho sentito da tanti insegnanti che non riusciamo, non se la sentono, diciamo, di non introdurre gli algoritmi classici per non scontentare i genitori, i nonni e tutta la troupe, diciamo, di persone a casa che seguono e vedono questi bambini fare cose strane che non si facevano una volta. Allora, ben venga anche il fare le cose vecchie di una volta, però, come diceva Silvia, con gli obiettivi giusti, quindi non per ottenere il risultato quanto per capire il senso di queste nozioni matematiche. Mi taccio perché è finito il tempo. Grazie mille Anna, grazie mille a tutti, Alessandro, Silvia e Paola. Io vi ringrazio tantissimo per insomma tutto il lavoro che avete fatto, e che rimane, ricordo, a disposizione di tutti con registrazione sul sito di percontare.it, insieme a tantissimi materiali aggiuntivi oltre le guide, software e strumenti di altro tipo. Per cui insomma vi ricordiamo che il materiale rimane sempre disponibile. La registrazione di questo webinar sarà anche pubblicata sia sul sito di Riconnessioni che sul sito di Percontare, e andrà a completare un ciclo di webinar che comprende proprio la spiegazione delle guide dalla prima alla quinta.
per cui abbiamo proprio un master in pencontare a disposizione, insomma, di tutti voi. E quindi spero di sentirci presto. Ringrazio ancora tutti per il webinar di oggi e per tutto il lavoro fatto, e alla prossima. Grazie e buona serata. Grazie. Buona serata. Buona serata. Grazie a tutti, buona serata.